Vediamo adesso ragazzi lo schema del racconto horror. Allora, è come il racconto fantasy, il racconto dei fantasmi, un testo narrativo. Il suo scopo è quello di suscitare paura, tensione, spavento, orrore. Vedremo anche quali sentimenti prova chi legge, il motivo per cui l'horror, per quanto appunto provi un sentimento da cui uno cerca spesso di fuggire, abbia però così tanta presa sul pubblico. I personaggi. I personaggi sono vari in base anche al periodo in cui il racconto è stato scritto. Il racconto ha un sviluppo a partire dal romanzo gotico, ma poi dopo si sviluppa con Lovecraft, ad esempio, con personaggi misteriosi, strani, particolari. Sono comunque esseri misteriosi, inquietanti, creature mostruose, possono essere esseri anche soprannaturali. Il luogo, l'ambientazione nel racconto horror è molto molto importante. I luoghi in genere sono dei luoghi isolati, desolati, dove non c'è mai nessuno, il personaggio protagonista spesso si trova da solo, sono lugubri, sono spazi dove c'è poca luce, il buio ovviamente spaventa, per cui spesso ci sono notti buie, dove magari soffia il vento con una condizione meteorologica avversa. I fatti sono a volte, come nel racconto del mistero, degli eventi inspiegabili, a volte sono proprio quasi degli incubi, dei sogni. La cosa fondamentale nel racconto horror, lo scopo è quello di creare paura. Proprio per questo ci sono delle tecniche particolari per creare suspense e paura. La narrazione ha un ritmo spesso incalzante, al di là del fatto che la descrizione, soprattutto nel racconto, deve rallenta la narrazione perché è fondamentale per creare suspense. È importante creare appunto, dei colpi di scena, per cui soprattutto nei film si assiste e si sentono cigolii, sussurri o delle grida, degli ululati. Nel film si vede il personaggio che trema, che suda, ovviamente nel racconto questo viene descritto. Anche i puntini di sospensione equivalgono nel film a un silenzio o a una musica inquietante, mentre nel libro equivalgono a un momento in cui non si sa cosa stia succedendo.